Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Quella andata in onda lunedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, è stata la finale del Grande Fratello VIP meno vista di sempre, in termini di ascolti. Ma soprattutto è stata l'ultima puntata del reality più longevo della TV italiana trasmessa da Cinecittà. Come anticipato da Davide Maggio lo scorso novembre e confermato ieri dal quotidiano romano Il Messaggero, il Grande Fratello VIP si prepara a traslocare. Almeno in parte la casa più spiata d'Italia, quella che per 197 giorni ha ospitato i vipponi della settima edizione, resterà a Cinecittà, storico centro di produzione e simbolo del grande cinema italiano ubicato nella zona sud-est della capitale. A spostarsi sarà il Palastudio, la struttura che accoglie il conduttore, gli opinionisti, il pubblico e i concorrenti eliminati. Stando a quanto riportato Il Messaggero, gli studi Voxon di Via di Tor Cervara l'avrebbero spuntata sui Videa City di Via Livigno. Lo sfratto da Cinecittà è motivato dal progetto omonimo legato al PNRR, si legge sul quotidiano romano. Un investimento di 300 milioni di euro che mira a migliorare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel suo complesso, rafforzando, tra le altre cose, gli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Istituto Luce Cinecittà SRL al fine di aumentare l'attrattività delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali. Il Messaggero fa sapere che l'ipotesi di un trasloco a Milano paventata nei mesi scorsi non sarebbe mai stata presa in considerazione. La distanza casa-studio diventa importante e avrà sicuramente delle conseguenze sulla gestione degli eliminati, sottolinea Davide Maggio, stando a Google Maps, ci vogliono 15 minuti di auto per raggiungere i Voxon da Cinecittà e viceversa. Traffico romano permettendo. Il complesso Voxon, si legge nella descrizione sul sito ufficiale, nasce tra il 1952 ed il 1966 a Roma in via di Tor Cervara a breve distanza dall'autostrada A24, del GRA, Grande Raccordo Anulare, e da 50 MT. Dalla stazione ferroviaria di Tor Sapienza, che collega alla stazione metropolitana Tiburtina. Rendendo il complesso facilmente raggiungibile sia dal centro di Roma che da fuori Roma. Nel 2000 il complesso è stato completamente ristrutturato e sono stati realizzati 5 studi di registrazione con dimensioni diverse e con i più alti standard qualitativi e tecnologici e location per tutte le esigenze. A margine della settima edizione, dopo le tirate di orecchie di Pier Silvio Berlusconi nelle scorse settimane, ad Alfonso Signorini sono arrivati i complimenti del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Grazie al grande lavoro di Alfonso Signorini, ha detto, e a quello delle squadre autoriali e produttive Endemol Shine Italy e Mediaset, anche quest'anno Grande Fratello VIP si è concluso con un grande successo di pubblico. A tutti. In particolare ad Alfonso, alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, e al regista Alessio Polacci, va il plauso di Canale 5 per l'impegno e l'entusiasmo dedicato alla realizzazione di uno show, che appassiona ed è sempre al centro della conversazione mediale. Si sussurra che il cambio di rotta avvenuto durante la settima edizione, che ha portato alla squalifica di due concorrenti, Edoardo Donna Maria e Daniele Dal Moro, nell'ottava sarà ancora più marcato. Per non perdere gli sponsor e preservare gli introiti della pubblicità, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di bandire il trash, le parolacce, i toni urlati e le mise inopportune dal Grande Fratello VIP offrendo al pubblico un prodotto per famiglie. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.